Però sicuramente meno, perché chiaramente molte cose sono state già dette da chi mi ha preceduto. Il tema del rientro a scuola è un tema importante, quindi utilissimo in questo momento affrontarlo in questo periodo dell'estate dell'anno, perché appunto c'è tutta una fase di intenso lavoro che sta avvenendo dentro le scuole e che appunto è propedeutica all'avvio di un anno scolastico nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie che sono previste dai vari piani di rientro e dal recente protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico uscito dal Ministero dell'Istruzione. Quindi so benissimo quanto sono attualmente impegnate le segreterie delle scuole piuttosto che i dirigenti amministrativi e i dirigenti scolastici per consentire che la scuola riprenda in sicurezza. È chiaro che secondo me le criticità sono ancora moltissime da risolvere. Tra queste, secondo me, la criticità più importante e il nodo principale che deve essere sciolto riguarda proprio l'organico. Perché l'organico? Perché tutti i documenti finora prodotti dal Ministero dell'Istruzione, dal Comitato Tecnico-Scientifico, il piano di avvio dell'anno scolastico, piuttosto che il protocollo d'intesa, prevedono questo distanziamento di almeno 1 metro. Per poter ottenere questo distanziamento di almeno 1 metro serve lo sdoppiamento delle classi, serve che vengano evitate le classi pollaio e per fare questo l'unico sistema è assumere più persone, aumentare l'organico. Ora, io credo che la nostra regione, gli assessori, che stanno seguendo, in particolare l'assessore Di Berardino, che sta seguendo da questo punto di vista l'avvio dell'anno scolastico, secondo quanto stabilito anche dai tavoli regionali istituiti dal Ministero dell'Istruzione. Nel documento vecchio che era il piano di rientro, tavoli regionali in cui c'è un coordinamento, sono tavoli regionali operativi. E sono insediati, io leggo, che poi ce ne darà conto l'assessore, presso gli uffici scolastici regionali, prevedono la presenza del direttore dell'ufficio scolastico regionale e degli assessori competenti all'istruzione, ai trasporti, responsabili ANCI e protezione civile. Questi tavoli hanno l'obbligo, il compito di monitorare le azioni poste in essere dalle conferenze di servizi a livello territoriale al fine di rilevare eventuali incrementi di criticità non risolti e al fine di rispettare ovviamente tutti i documenti di pianificazione che sono stati prodotti dal Ministero. Quindi il ruolo della nostra Regione, il ruolo degli assessori competenti è quello di essere presenti in questi tavoli e di monitorare che cosa sta succedendo sui territori. Perché dico questo? Perché al di là di tante importanti anche azioni che sono state messe in atto dalla nostra regione, dico questo perché continuano ad arrivarmi segnalazioni dai territori per cui le classi pollaio esistevano un mese fa, 2 mesi fa, esistono tuttora. E questo per me è fonte di preoccupazione perché diventano situazioni ingestibili. Cioè, qua non si tratta di individuare gli spazi idonei dove collocare le persone, perché secondo me forse si risolve questa situazione, ma il problema sono queste classi così numerose in cui il distanziamento interpersonale di 1 metro è praticamente impossibile. Allora, siccome uno degli ordini del giorno che era stato approvato un mese fa al precedente consiglio straordinario sulla scuola impegnava proprio la Regione ad attivarsi per chiedere risorse aggiuntive al governo, chiaramente agli uffici scolastici regionali, per evitare proprio il sovraffollamento delle aule scolastiche. Oggi l'assessore Di Berardino parlava di 200 milioni per il personale aggiuntivo, per sdoppiare tali classi. Allora, io non ho ben compreso se questi 200 milioni, come verranno distribuiti e come verranno utilizzati a livello nazionale. Mi piacerebbe capire quanto è toccato alla Regione Lazio e come li sta, diciamo, gestendo a livello territoriale per poi distribuirli nelle scuole che hanno grandi criticità da questo punto di vista. Io credo che questo sia l'elemento di maggiore preoccupazione. Sono sicura che sarà un settembre di fuoco, non solo un ottobre di fuoco, perché l'avvio dell'anno scolastico tutti gli anni porta con sé numerose criticità che vengono affrontate al momento, tra cui quella del trasporto scolastico che ogni anno deve essere in un certo senso rimodulato in corsa durante l'avvio dell'anno scolastico perché si aggiustano orari di inizio delle lezioni spessissimo, frequentemente. E credo che la parola d'ordine da questo punto di vista, come già ha detto Alessandri, sia la flessibilità dei modelli che sono stati messi in essere finora per poi riadattarli ad altre situazioni. Io
appunto, insisto su questo fatto, insisto sul fatto che il nodo principale da sciogliere rimane la disponibilità di personale, di docenti, di personale amministrativo e anche di personale ausiliario, dei collaboratori scolastici, perché tutte le misure di prevenzione sono basate sull'igienizzazione. Allora, chi la farà questa igienizzazione che è anche molto impegnativa? È necessario quindi risorse aggiuntive e credo che la nostra regione abbia un ruolo da questo punto di vista all'interno dei tavoli regionali. L'altro ordine del giorno che era stato approvato riguardava invece aspetti legati all'edilizia scolastica, ma legati in realtà all'attività didattica all'aperto, cioè alla messa in sicurezza di spazi aggiuntivi all'aperto nelle scuole per consentire la didattica all'aperto. Questo ordine del giorno si basava su un dibattito in corso anche tra docenti, tra i presidi, sulla possibilità di disporre di spazi all'aria aperta per poter effettuare lezioni in una condizione di maggiore, diciamo, sicurezza sanitaria, perché sappiamo che areggiare i locali, l'aria aperta, è un elemento di minore diffusione e contagio del virus. Quindi anche su questo si chiedeva una relazione tecnica al fine di mappare quali spazi potevano essere utilizzati e fruibili all'aperto per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative nell'ambito appunto di tutta la programmazione scolastica. Io mi taccio e mi auguro, ecco, di appunto avere delle risposte rispetto ai quesiti che ho posto. Grazie. Grazie, consigliera Blasi.